Le vostre accuse le conosco e non le condividiamo né io né tantomeno il vostro eroe. Tuttavia, intendo interrogare più a fondo l'imputato. Tribuno, fai allestire il tribunale. E tu, centurione, slega l'imputato e conducilo qui. Senti, non rispondi. Vuoi proprio morire. Non vuoi salvarti, ma non sai che io ho il potere di farti crocifiggere o di concederti la grazia. Tu non avresti nessun potere su di me. Se non ti venisse dato dall'alto. Perciò chi mi ha messo nelle tue mani è più colpevole di te. Lo senti, Pilato? Non senti come parla? Perché continui a perdere tempo? Crocifiggilo! Togli uno di mezzo! Morto lo vogliamo! Che mi fanno sputare il te! È una gabbia di matti! Un serraglio di verde feroci! Non sei la sorda da tigre! A morte! In croce! Lo vedo! Lo vedo che siete in tanti e che gridate forte! Ma so anche che siete 100 bocche che parlano per una bocca sola! Io devo giudicare in base alla legge e non piegarmi ai clamori della folla, per cui metterò in libertà il prigioniero. Centurione! Un momento! Lucio Ponzio Pilato, questo non lo puoi fare. Il castigo che è salvezza per noi pesò su di lui. E le sue piaghe ci hanno guarito. Con oppressione ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte alla voce di chi insulta e disprezza. Adesso che ci fai tu qui, Giuda Iscariota? Da dove sbuchi fuori, vecchia volpe? Cosa ti è successo? Sei pallido come un morto. Ah, non era chiusa la faccenda con te? Come vedi, tutto sta procedendo bene. Ormai non c'è più scampo per quell'impostore. Ancora un po' e ce ne saremo liberati. Gloria sia al Santo dei Santi. Gloria. Gloria! Tu pure hai il tuo merito, anche se hai fatto un affare. Sì, bell'affare. L'ho venduto come si vende un agnello o un vitello al beccaio. Cos'è? Non ti basta quello che ti abbiamo dato? No, io ci sputo sui vostri denari. Tenetemi, godetemeli! Crepate, è impazzito. Guarda a me, ho peccato. Ho peccato per non salvarlo. Hai peccato. E a noi lo vieni a raccontare. Hai peccato. E a noi cosa importa? Arrangiati! Dovevi pensarci prima. Cani! Cani maledetti! Maledizione! E del profeta? Che ne faccio? A morte! Secondo la nostra legge deve morire! Crocifiggerlo! Ma scherzate! Io non faccio crocifiggere un innocente. Uomini giudei, ascoltate. Sono disposto a venirvi incontro. L'accusato
non merita la morte, anche se non si può mettere in dubbio il fatto che abbia creato molte noie. Ed è per questo che gli infliggerò un duro castigo, tale da far pentire lui e soddisfare tutti voi. Ma che castigo? Ma toglilo di mezzo! Fai portare una brocca e un catino. L'anno 17° dell'impero di Tiberio Cesare, essendo io Ponzio Pilato, governatore della Giudea, dopo aver ascoltato separatamente accusatori e imputato, ed essendo emersa palese e chiara la colpevolezza dell'imputato, che, dichiarandosi re dei Giudei, ha offeso la supremazia di Roma e la maestà di Cesare, condanno Gesù di Nazareth alla croce. Vi sarà inchiodato e vi sarà sospeso fino alla morte. Con lui saliranno sul patibolo i due ladroni e banditi già condannati, Zaccai e Giuseppe Ramatà. Data in Gerusalemme il 14 Nisan dell'anno 779 di Roma. Il governatore Ponzio Pilato, sottoscritto dai giudici a latere Tito e Rufo. Ora vediamo che sei amico di Cesare. Finalmente. Finalmente. L'impostore condannato. Questa è la giusta fine! Viva la Giudea! Fai eseguire! Incredibile! È incredibile quello che sta succedendo! Quello che sembrava una vega religiosa è diventato un dramma. Ogni previsione sta... Io me ne lavo le mani. Pilato, e quanti siete giudici sulla terra, non crediate di potervi così facilmente discolpare. Tutta l'acqua del mare non può lavare una sola goccia di sangue, una sola disperata lacrima versata dall'innocente. Io non sono responsabile del sangue di quest'uomo. Cada su di noi e sui nostri figli. Signore, è tardi per tacere. Hai parlato troppo. È tardi per lasciarti fare. Ti sei battuto troppo. Non eri neppure ragionevole. Esageravi. Prima o poi ti doveva capitare. Hai trattato la grazia. Il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne. Ecco l'ancella del Signore. Che mi avvenga secondo la tua parola. A te una spada. Trafiggerà l'anima. Che mi avvenga secondo la tua parola. Donna, è l'ultimo tuo sì, il più eroico. Il tuo dono, sciupato dalle mani degli uomini. Con la madre, Gesù incrocia il dolore di tutte le madri, di tutte le donne. Le madri che hanno un figlio deforme o minorato psichico. Le madri dei condannati. Non potendone più, ha urtato i soldati, si è fatta strada in mezzo a loro e è arrivata davanti a Gesù e con mano delicata tremante ha asciugato il suo volto. Quei lineamenti insanguinati forse sono rimasti impressi su quel velo. Certamente, nel suo cuore. Nel deserto arido d'ogni sentimento di pietà fiorisce gentile questo gesto di donna. Un fazzoletto che non fosse mai nato, amico.
amico, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. Lui che aveva steso le braccia per salvarti, amico. Tu sei fuggito e hai scelto l'abbraccio mortale dell'albero. Egli ti inseguiva per fermarti. Tu ti fermarti. Occupati degli altri. Spacca il guscio del tuo egoismo. Vergognati della tua felicità solitaria. Esci da te stesso e ti ritroverai. Fiumi d'umanità migratoria assaltano pertugi di benessere o sulla mente di sopravvivenza. Carichi di povertà e privazioni. Carichi di sfruttamento e persecuzioni. Carichi di illusioni e false promesse. Carichi di sogni e speranze. Sbattono come flutti sugli scogli del... Noi riceviamo il giusto castigo per le nostre azioni. Abbandonato. Chiama Elia, vediamo se viene a salvarlo. Oh, sete. Gesto di sconfinata tenerezza. Riconosciamolo, la nostra fuga è finita. Il suo amore ci ha raggiunti. Quando sarò innalzato da terra, tutti attirerò a me. Sul colle di Gerusalemme è stato fermato perché fosse a tutti e per sempre punto fisso. Orientamento con forte consiglio. Nei tribunali all'imputato. Nelle carceri al colpevole. Nelle scuole a chi cerca la verità. Negli ospedali all'ammalato. Sui campanili a chi vive. Nei cimiteri a chi muore. Punto fisso. Tu che distruggi il tempio e in tre giorni lo rifai. Ora, salva te stesso! Se tu sei veramente il figlio di Dio, scendi ora dalla croce! Tu che hai salvato gli altri, salva te stesso! Confidò in Dio, ora lo liberi! Perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Ma
nelle tue mani. Almeno il mio spirito! Gesù! E la pietra è posta. Non parliamone più. Questa volta tutto è finito. È finito. La parola tace.